Ancora in fiamme il parco delle Dolomiti Bellunesi, distrutti già 600 ettari di bosco, il direttore dell'ente esclude le cause naturali. La morfologia carsica, l'origine più probabile dei boati sul Fadalto, ancora però nessuna certezza, dicono i geologi riuniti stamattina a Marghera. Altre tre morti per l'influenza H1N1 nel giro di poche ore, avevano tutti patologie pregresse, salgono così a 12 le vittime in Veneto. A Treviso un'industria e i sindacati firmano un patto per lo sviluppo, contrattazione aziendale, maggior competitività e più soldi per i lavoratori. Tra le mete preferite dei veneti, oggi l'Egitto fa paura. Centinaia le disdette arrivate alle agenzie, per le associazioni dei consumatori obbligatorio il rimborso totale. TGR del Veneto, buonasera e benvenuti. Dunque, è un vero e proprio disastro quello che ha provocato e sta provocando l'incendio sul Monte San Mauro nel Parco delle Dolomiti Bellunesi. Già 600 gli ettari letteralmente andati e in fumo e adesso si aggiunge anche la paura, perché le fiamme che si espandono da ieri si stanno spostando verso il basso, causando paura sui residenti della zona. Andiamo a vedere dunque qual è la situazione nel nostro servizio di apertura. La situazione era tragica ieri, perché il fuoco su questa montagna qua non è aggredibile senza mezzi tipo l'elicottero. Abbiamo visto delle fiammate dall'altra parte della montagna, nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, fare il giro, le fiamme che arrivavano anche da questa parte. Bruciano da ieri pomeriggio il crinale del Monte San Mauro e la Valle di San Martino nel Parco delle Dolomiti Bellunesi. Centinaia di ettari in fiamme, un fronte di fuoco di almeno 3 chilometri che avanza lentamente verso il Monte Grave. Una coltre densa di fumo ha invaso per ore l'intera vallata, a poca distanza dal centro di Feltre, rendendo difficile l'intervento dei soccorsi e degli elicotteri. Il primo focolaio è partito a 1700 metri sulla cresta del monte, ma nella notte il fuoco è sceso, raggiungendo Masi e Casere nelle frazioni di Lasenna e Arson. In questo momento la situazione è difficile perché l'incendio è sotto fumo, quindi anche i mezzi aerei hanno poca efficacia perché bisogna lavorare dal basso. Sono molte le ipotesi sulle cause dei roghi, più d'uno, che si sono sviluppati quasi contemporaneamente. Si sa abbastanza con tranquillità che non può essere di origine naturale, può essere dolosa oppure di qualche ragione colposa. E dunque, come abbiamo appena sentito, sull'episodio si allungano le ombre dell'ipotesi dolosa. E in questo senso abbiamo parlato con il direttore dell'ente Parco Dolomiti Bellunesi. Dal sorvolo che ha fatto questa mattina, quali potrebbero essere i danni, l'entità dei danni? Sicuramente ingenti, perché il fuoco ha percorso almeno 500-600 ettari. In questo momento c'è un fumo molto denso, quindi è difficile quantificare realmente i danni. Sicuramente tutti gli animali che vanno in letargo saranno stati uccisi da questa tragedia. Cause colpose e dolose, si sono escluse le cause naturali? E l'ambiente è invernale, quindi sicuramente non piove da un mese, qualcuno ha dimenticato qualcosa, speriamo dimenticato. E se lei vede le prime foto pubblicate sul sito delle Dolomiti Bellunesi, su dolomitipark.it, a qualche minuto dall'incendio ci sono 5-6 pennacchi contemporanei. Io non credo sia un caso. Teme il dolo? Spero che non sia vero, ma un po' lo temo, sì. La civiltà dei bellunesi mi lascia molto tranquillo. Diciamo, forse il tentativo di ampliare una zona per utilizzazioni, favorire una zona per l'avvicinamento di qualche specie da cacciare. Siamo sul confine del parco, però non vorrei azzardarmi in ipotesi di questo genere. Alla fine, purtroppo, dietro tanti di questi gesti c'è sempre una mente poco equilibrata.